Gianluca Lorenzi si candida come nuovo sindaco di Cortina d'Ampezzo. Questa mattina è stata quindi presentata ufficialmente la lista Vivere Cortina, che attualmente conta 5 figure coordinate da Stefano Ghezze. Con Lorenzi, che faceva parte dell'attuale amministrazione con l'assessorato al turismo e che poi si è staccato per assumere ruolo nel CDA di SEAM ed occuparsi di Cortina Marketing con promozione turistica, trasporto locale e stadio del ghiaccio, c'è Roberta Alverà, attualmente autosospesa dal ruolo di presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina, per incompatibilità ruoli. C'è poi Flavio Lancedelli, presidente delle Regole d'Ampezzo, Alberto Di Mai, presidente di ISTA per il comparto degli impianti da sci, e Giorgio Darin, attuale capogruppo di minoranza. E poi ecco il simbolo, il campanile di Cortina, che rappresenta la storia e il passato, le 5 torri per il territorio e i colori dei ladini per ricordarne la cultura. La squadra fondamentalmente ha sia una parte politica che quindi serve dal punto di vista di gestione dell'amministrazione, ma soprattutto invece anche dal carattere imprenditoriale, quindi dal punto di vista alberghiero, degli impianti di risalita e delle regole del territorio. Noi dobbiamo essere più possibile 360 gradi puntuali in maniera da essere in grado di poter capire le esigenze ed essere diciamo, diretti su quelle che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Ecco, una cosa che non mancherà di certo. La puntualità sul quotidiano, cioè maggiore sensibilità alle persone di Cortina, quella è fondamentale. Dobbiamo ritornare un attimino a ricordarci che il cittadino è il soggetto di tutto questo, perché viene fatto tutto per chi vive a Cortina. Poi di conseguenza casca anche sui residenti, sui turisti e sul comparto olimpico. Ecco, a proposito di Olimpiadi, sicuramente una grande occasione, ma allo stesso tempo anche una grande responsabilità. Assolutamente sì, una grande responsabilità perché effettivamente ridisegneremo per certi aspetti il turismo di Cortina dei prossimi 15 anni, quindi è una responsabilità assolutamente e quindi bisogna analizzare tutte le cose in maniera che vengano fatte correttamente e con la sensibilità e il rispetto del territorio.